Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da La Giovane in Fiamme, che mi chiede di parlare del film del 2013 di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise chiaramente come protagonista unico, visto che per il 90% del film è davanti alla macchina da presa, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough tra gli altri. Allora siamo nel 2077, la storia è più o meno questa: la Terra, dopo che è stata deflagrata con una guerra con questi scavengers, questi alieni, praticamente è stata lasciata dal genere umano che vive su Titano. Qui abbiamo delle trivelle sulla Terra che succhiano l'acqua che serve appunto per vivere su Titano. Gli ultimi rimasti sulla Terra per cercare di tirar fuori queste trivelle e fare in modo che gli scavengers rimasti non distruggano tutto quello che appunto serve per vivere su Titano. E quindi il nostro Jack Harper, ovvero Tom Cruise, è un addetto alla sicurezza che deve stare attento con la sua astronavina e distruggere i cattivi e chi comunque, insieme a delle specie di sentinelle, deflagrare tutto quello che cammina e che rompe il cazzo. Insieme a lui c'è una donna con cui vive, con cui sta praticamente. Sono gli ultimi due uomini, uomo e donna, sulla faccia della Terra, gli ultimi che dovranno partire, insomma, entro poco perché avranno finito il loro lavoro. Naturalmente lei è Victoria, Vika Olsen, nel film, la nostra Andrea. E poi che cosa succede? I nostri vanno avanti tranquillamente, e questi scavenger sembrano cattivissimi, sembra aver catturato lui, non ce la fanno a ucciderlo, viene salvato da queste sentinelle, poi un giorno però vede cascare qualcosa dallo spazio, va a vedere e trova dentro questa piccola navicella una donna ancora viva, che appunto è la donna che però lui ha sognato sempre e che gli rivela forse di essere la moglie, e di lì poi tutto il mondo che lui ha creduto fosse gli cascherà sul groppone. Di più mi voglio dire, perché magari questo Oblivion non l'avete visto. Allora, va detto che il soggetto di Oblivion è gradevole, non è niente male a livello estetico, le forme, diciamo, le costumi, le scenografie sono notevoli. Tom Cruise resta come Tom Cruise, c'è cioè quattro espressioni, c'è sempre quelle. Tom Cruise fa Tom Cruise, che a chi garba bene, a chi non gli garba amen. E poi il film ha delle musiche bellissime degli M83, ha sicuramente un montaggio e una fotografia di grandissimo livello, ma la sceneggiatura per un'altra volta risulta piatta e banale su alcune scelte. C'è questa scelta un po' hipster, no? Di lui che va in questo boschetto dove lui c'ha questa casetta che ascolta i vinili dei Led Zeppelin, dei Rolling Stone, che può anche essere, ma fa un po' tristezza, fa un po' stranezza, ecco, questa cosa che poteva ascoltare anche qualcosa di un po' più moderno. Ma detto questo, insomma, il film proprio riesce a funzionare, ripeto, esteticamente, perché gli effetti speciali sono ottimi, la ricostruzione fra il CGI e non funziona, il design, come ho detto, è bello, e Tom Cruise, nonostante tutto, anche se c'ha quella faccia lì, sta lì, ma gli altri sono tutti molto più bravi, compreso Morgan Freeman, grandissimo. Poi per il resto è un film che appunto si divide in questi tre atti specifici: il primo atto dove lui praticamente crede di essere lì, fa tutto il bene che deve fare, poi trova lei; il secondo atto dove deve scoprire tutto, scopre; il terzo atto dove deve portare a fine una missione che non è quella che pensava all'inizio. Questi atti però sono abbastanza legati, non è che è un brutto film questo, però questo qui, che poi diventerà, girerà davvero una merda quella di Maverick, con questo e Tron Legacy comunque ho capito di come si poteva utilizzare la musica insieme alle immagini in movimento in computer grafica, ha una tecnica veramente mirabile a livello proprio di montaggio, di fotografia, però anche se è tratto da una sua graphic novel inedita del regista stesso, però la sceneggiatura non dà, e la forza che deve dare ai personaggi. I personaggi sono tutti squadrettati, e poi purtroppo per uno come me, dopo 30-35 minuti, avevo già capito tutto il film, e lì ti comincia a crollare tutto, perché a un certo punto, insomma, questi flashback, questi ricordi, questa New York non distrutta, tutto il resto, sin dall'inizio è una cosa che non va fatta, perché insomma uno come me è scafato, in un certo senso ne ha visti 2000, e questo film, insomma, non mi ha dato nessun colpo di scena, che se voleva giocare su questi ha sbagliato completamente. Sicuramente non è un brutto film, ho detto, è classico film che sta nel mezzo, non è un capolavoro, non è un bruttissimo film, quindi può garbare o non garbare a seconda della soggettività, dell'idea che uno si fa di quello che sta guardando. E come ho detto, obiettivamente, tecnicamente ben fatto, delle musiche ottime, delle grandissima fotografia, come ho detto, grande design, però secondo me la recitazione, specialmente Tom Cruise, comunque è forzata, è un po' lì, è sempre la solita, e poi ci sono delle cose un po' veramente stupidotte e banalotte che vengono sempre collegate a determinate situazioni, che ora non vi sto a dire perché sennò vi sputtano completamente il film, però fa quella scena, ti aspetti quella cosa, c'è quella musica, c'è quel sistema, è tutto troppo semplicemente derivativo a volte, e a volte troppo sputtanato, e riesci a scoprire tutto quello che succede, quindi il film, la tensione che vorrebbe creare c'è magari in un paio di scene perché sono spettacolari, ma poi per il resto, insomma, secondo me è il classico film che mostra tantissimo ma dice pochissimo, perché dice le solite quattro cose: gli umani, la guerra tra le cose, forse un è, forse un è, ma alla fine, insomma, il succo del film è che
Purtroppo, ripeto, secondo me la sceneggiatura non ha la forza di pigiare su dove deve pigiare, sulla violenza, sulla crudeltà, e rimane insomma lì, con un finale abbastanza fiacchetto che comunque mi sembra sia fatto per far contenti un po' tutti. Comunque, ripeto, il film non è brutto, forse un'occhiata se la merita di sicuro, come gliel'ho data io al cinema, perché al cinema comunque faceva spettacolo, però ripeto, vedendolo e rivedendolo, è uno di quei film insomma che alla terza, quarta visione proprio incomincia a pensare, boh, ma perché lo riguarda fa tanto, non c'ha nient'altro da dirmi, ecco, più o meno è questo, e anche la prima volta non è che mi avesse detto chissà cosa. Comunque, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi, come vi ho detto, questo Oblivion di sicuro un film brutto non è, perché è molto bello e spettacolare a livello visivo, però secondo me non riesce a raccontare una storia che ci mi prenda, almeno personalmente, per più di 10 minuti. Dopo un po' noia, 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 perché i colpi di scena non sono tali e perché poi c'è una certa forzatura di sceneggiatura che a me stanno particolarmente sul cazzo. Poi a voi l'ultima parola.